Il riavvicinamento tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha avuto inizio circa un anno fa, quando nella prima puntata del suo show Michelle Impossible, la conduttrice ha sorpreso tutti. A poche settimane dall'annuncio della sua separazione da Tommaso Trussardi, ha scelto di invitare sul palco il suo ex marito. Insieme hanno interpretato Più bella cosa, il brano che simboleggia la loro storia d'amore. E poi si sono scambiati un tenero bacio. Questo momento ha fatto sognare i fan nostalgici. Un anno dopo, la seconda stagione del programma di Michelle è tornata su Canale 5. E per il debutto, la conduttrice ha voluto di nuovo al suo fianco il cantautore romano. È evidente che tra loro è nato un rapporto di amicizia che va ben oltre il semplice passato coniugale, come raccontato dalla stessa Michelle a Verissimo. Michelle ed Eros, una volta considerati la coppia più bella del mondo, hanno attraversato una separazione molto pubblica nel 2009, che ha scosso tutti. Ci sono voluti ben 13 anni per ricostruire un rapporto, non solo per il loro bene, ma anche per quello della loro figlia Aurora. Oggi, sembrano aver raggiunto un equilibrio stabile, rafforzato dalla gioia condivisa di essere diventati nonni. Michelle ha parlato di questo in una recente intervista, dichiarando: «Eros guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati e ci vogliamo un bene dell'anima. È bellissimo che sia così. Siamo molto amici, per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia». Potrebbe risbocciare un amore tra i due? Solo il tempo potrà rivelarlo.